bene o male un segnale che il cittadino italiano non è completamente dormiente, insomma, di fronte a certe cose riesce ancora a dare delle risposte di umanità e di serietà, e quindi ben venga questa anche nostra iniziativa, vostra iniziativa di dare ancora più voce al cittadino comune, per far vedere, per far sentire appunto che insomma a un certo punto non ce ne frega niente se dobbiamo esportare il petrolio dall'Egitto, vorrà dire che metteremo l'Egitto nella blacklist per i nostri turisti che non ci devono più andare. Allora vediamo la bilancia economica poi da chi pende, in un certo, da che parte pende in un certo senso, no? Certo. Insomma, se stiamo sempre a subire i ricatti degli altri non va bene, questa roba non va bene. Hanno fatto una cazzata, perché ormai questo è evidente come è successa la cosa, ne prendessero atto e dichiarassero che questo è successo, punto, e dire non succederà più. Non lo so se non succederà più, però quantomeno non si può scherzare così con la vita delle persone, eccoci, questo è. Il punto politico, come ha messo ben in evidenza la madre di Giulio, Paola, ieri, è che c'è il sospetto forte che poi questi episodi possono essere molti di più di quello che si pensa. Certo. Ricordiamo che la primavera araba ha avuto uno dei suoi epicentri proprio al Cairo, e a questa è seguita una repressione piuttosto forte. Certo. Prima del dittatore dei fratelli musulmani che era riuscito ad insediarsi alla guida del paese, e poi dopo di al-Sisi, dell'attuale presidente. Tanti ragazzi, tante ragazze che hanno manifestato in piazza, insomma, se la sono vista brutta con gli apparati della repressione. Va bene, allora chiudiamo qui questo collegamento. Ancora un invito, anzi un invito al coraggio verso gli edicolanti, sia per quanto riguarda appunto lo schermo, il canone TV, sia anche nel cercare di contattare i clienti sotto questa veste diversa, perché io devo dire è un argomento molto sentito, lo testimoniano le prime pagine di questa mattina dei giornali, che quasi tutte hanno aperto su questo argomento mettendo il virgolettato della madre di Giulio Regeni. Ci voleva però questo messaggio della cittadina Paola, voglio dire, no? Sì. Tu giornalista, tu che invece devi curare approfonditamente queste cose, più che giornalista, tu editore, che poi non vai in quella direzione, hai dovuto aspettare, cioè cogli sempre il fatto sensazionale, perché se questa signora non aveva questa dignità, non aveva questa forza, tutto sarebbe caduto nell'oblio ancora una volta, eccoci, questo è. E invece il giornalismo, che deve essere la sentinella della democrazia, insomma, corre dietro un po' al sensazionalismo, e anche qui occorre una bella registrata, secondo me. Grazie Amilcare. Oltre a un mancato ingegnere, sono un convinto utopista. Beh, ma tutti gli ingegneri lo sono un po', devo dire, da questo punto di vista, a parte l'ultima generazione che gli hanno messi a fare gli impiegati, e va bene, ma insomma, quelli della tua classe ancora avevano una voglia dell'utopia. Sì. Esatto. A presto Amilcare, ti ringrazio. Grazie, buon lavoro. Un saluto a tutti, buona giornata. Ciao.